Ciao a tutti ragazzi, benvenuti alla settima lezione. In questa settima lezione metteremo due widget sulla parte destra del nostro sito web. Un widget è il contatore di visite che possono vedere quindi anche i visitatori e un altro widget è un calendario dove noi possiamo inserire degli eventi a scadenza. Andiamo a vedere subito come inserire questi due widget. Allora, per prima cosa andiamo nel lato amministrativo, andiamo su plugin, aggiungi nuovo. Questi due plugin che andremo ad aggiungere non li troveremo nel web, ma andremo direttamente sul nostro PC. Poi vi fornirò ovviamente io il link di questi due file, li scaricate. Una volta scaricati sul vostro PC, andate nel lato amministrativo, fate qua carica plugin, scegli file, andate nella cartella dove avete salvato il plugin, ok? Io l'ho salvato in questa cartella, selezionate il primo, questo è il contatore, fate apri, installa adesso. Ci mette pochi secondi, ecco, già installato, cliccate attiva plugin e già sarà attivato. Vi compare una voce qua a sinistra. Inoltre lo vedete qua caricato nella lista dei plugin dove lo potete disattivare. Allora, prima di andare a configurare il nostro plugin, dobbiamo inserire il widget all'interno della barra a destra. Quindi andiamo in aspetto, widget, e andiamo a vedete, questo è comparso adesso, che è il widget del contatore. Lo andiamo a mettere, ad esempio, in seconda posizione. Ecco, qua. E qua potete mettere un testo che volete voi, contatore delle visite, visite che partono dal 2021, e altre impostazioni che vi potete, il bordi, il colore, eccetera, eccetera, che potete andare a sperimentare voi a uno a uno. Con le impostazioni che ci sono al momento, quello che comparirà è questo qua. Ok? Facciamo fatto. Benissimo. A questo punto, se io vado nel lato client dell'utente finale, aggiorno, non vedo nulla. Perché? Perché probabilmente e no, devo vedere. E allora, sì, devo vedere per forza, perché non vedo? Eccolo qua, scusate, non scendevo abbastanza ed è comparso il nostro widget. Ovviamente l'abbiamo messo ora e il contatore parte da 1. Qua ci dà una scritta che è il titolo che possiamo modificare, lo vediamo qua, vi sbizzarrite voi. Anche qua possiamo modificarlo, non sono le visite che sono iniziate dal 2014, ovviamente l'abbiamo installato adesso. Questo lo lasciate stare perché è troppo difficile da capire. Vi sbizzarrite qua sulle dimensioni, sul bordo, eccetera, eccetera, e anche sul tipo qua ecco, vedete che cambia il tipo dei numeri che compaiono, eccolo qua. Stop, se lo volete centrato, non lo volete centrato, eccetera, eccetera. Vi sbizzarrite voi. Ovviamente aggiornando, io vado a vedere le modifiche direttamente qua. Questo mi dice è personalizzabile, sempre dal lato, da qualche parte c'è qua. Invece di scrivere per esempio welcome, potete scrivere benvenuto, ma modificate solo questo sottolineato perché l'altra è una variabile, quindi non la dovete toccare. E questa parte qua, questa è l'IP del visitatore che viene sul vostro sito, cioè il visitatore stesso può vedere il suo IP pubblico. Finito, andiamo a installare il secondo plugin. Il secondo plugin, che poi lo metteremo come widget, è anche un file a sé stante, quindi non lo troviamo sul web. Plugin, l'ho messo così perché a volte non si riescono a trovare. Aggiungi nuovo, carica plugin, scegli file e andiamo a scegliere il calendario. Apri, installa adesso. Installato, attiviamo, attiva plugin. Anche quando attiviamo questo plugin mi compare qua una scritta calendario, ma prima ancora di andare a vedere cosa c'è dentro, dobbiamo posizionare il nostro widget nella colonna di destra. E allora andiamo in aspetto, widget,
e andiamo a trovare il calendario. Ce ne sono due. Il primo è quello fornito da Altervista, scarso, troppo scarno. Andiamo sul nostro che è molto più bello e più complicato, anche se è gratuito. Andiamo e lo posizioniamo subito dopo il contatore di visite. Ecco, possiamo cambiare il nome qua, calendario, potete mettere qualsiasi eventi, potete mettere ricorrenze, quello che volete mettere voi. Fatto. Ok, se io vado ad aggiornare, mi compare in automatico il calendario. E poi vi spiegherò perché mi compaiono queste diciture. Perché io l'avevo provato e avevo delle scadenze inserite che adesso vado a cancellare e non me, aggiornando la pagina lato cliente non mi fa vedere niente, mi fa vedere il calendario con sabato e domenica rossi e la giornata in cui siamo arrivati. Se io voglio inserire un evento, vado su calendario e metto il titolo d'evento e faccio promozione per tutti. E poi scherzavo, ovviamente. Qualcuno di voi già saltava dalla sedia, eh? Lo metto nella categoria generale o una sola categoria. Queste categorie non sono le categorie degli articoli, ma vanno gestiti da qua. Gestione categorie. Posso mettere un link opzionale, non lo metto. La data di inizio dell'evento è giorno 15 e termina ad esempio giorno 17. Quindi da 15 marzo dal 15 marzo al 17 marzo tutti promossi. Ok? A questo punto gli dico salva. Se tutto è andato bene, mi darà qua un messaggio evento aggiunto. Comparirà adesso nel calendario. Intanto lo vedo qua in basso. Ok, se vado al lato client, aggiorno e mi compaiono i giorni 15, 16 e 17 evidenziati di giallo. Se io ci passo sopra, c'è scritto promozione per tutti, promozione per tutti, promozione per tutti. Ok? Bene, andiamo di nuovo qua. Ovviamente posso inserire tutti gli eventi che voglio, non mi compariranno là. Poi qua gestiamo le nostre categorie. Qua il nome della categoria e il colore della categoria in formato esadecimale. Poi vedremo. Magari cercatelo voi cosa vuol dire in formato esadecimale. Gestione calendario e opzioni calendario. Qua posso modificare le mie opzioni, cioè scegli i gruppi di utenti che puoi gestire il calendario, autore, sottoscrittore, amministratore, eccetera. Voi siete amministratore in grado più alto. Vuoi mostrare il nome dell'autore? Sì, visualizzo un Jamboard, eccetera, eccetera. Mostra gli eventi di oggi? Sì, mostra i prossimi eventi? Sì, per 14 giorni nel futuro, oppure potete aumentarlo. Abilita le categorie degli eventi, i feed sul vostro calendario, eccetera, eccetera. Ok, questo non lo toccate, che è un codice CSS che, come dire, struttura graficamente anche in termini di colori il vostro calendario. Salva se modificate qualcosa e andate a vedere il risultato direttamente qua. Bene, abbiamo finito. Installate questi due plugin e posizionate due widget sulla barra laterale destra per questa settima lezione. Finito. Ciao ragazzi.